Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La centrale di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, è controllata dai russi dal 4 marzo, la notte in cui abbiamo visto i fuochi della battaglia proprio davanti all'impianto. È stata una notte, una lunga e molto preoccupante notte. Precisamente questa idea di protezione assoluta dell'integrità fisica di una centrale nucleare è stata messa a rischio, è stata violata. Dopo questo momento così drammatico abbiamo tentato di mantenere e siamo in contatto permanente, dirò, con gli operatori ucraini, ma è sempre una situazione di una grande instabilità, fragile. E questo controllo abbiamo anche esperti russi e dunque questo coinvolge problemi, tensioni e noi dobbiamo fare un lavoro di mediazione un po'. Una situazione come questa non è sostenibile, non è normale in una operazione tanto fragile e delicata come una centrale nucleare. A Zaporizhzhia riuscirà ad andare? Zaporizhzhia per il momento no, per chi non sarebbe buono che l'agenzia arrivi a Zaporizhzhia sotto controllo russo. Dunque questo è un problema a 100% politico, non è un problema tecnico, ma io devo negoziare sui due livelli. Zaporizhzhia rimane per il momento una questione aperta e difficile, no?